L'Ario Sporting Tour, siamo qui nella splendida cornice della piazzetta di Argenio, ospiti del Pensavo Meglio. Abbiamo qui un grande personaggio, Andrea Castellini, grande calciatore, professionista e dilettantistico del calcio lariano e adesso allenatore con grandi apprezzamenti da tutti. Però iniziamo da una cosa: quanto ti manca il campo, Andrea? Ma il campo mi manca soprattutto fare gol, ecco, mi manca perché soprattutto in questa categoria, perché visto che l'alleno farei ancora 30-40 gol almeno, ecco, però mi piace talmente il ruolo di allenatore che quindi cerco di farmelo mancare un po' di meno. Ricordiamo magari per i più giovani che seguono l'Ariosport.it e ti conoscono magari nella figura di allenatore, un po' la tua carriera invece da calciatore. Hai giocato addirittura a Catania in Serie C, giusto? Sì, ho fatto dalla primavera del Torino, poi sono andato a Novara, sono andato a Catania, a Cittadella vicino Padova, ho fatto un po' la C a Rovigo in Serie D e poi è stata sempre una discesa libera finché non sono tornato a casa, tornato a Menaggio. Come mai questa discesa libera? Questione di testa, di carattere o di sfortuna? Hai preso magari un treno sbagliato? Ma penso che forse la mia categoria non era la Serie C, ecco. Avevo delle buone qualità, non avevo grande predisposizione al sacrificio. Poi sei arrivato a Como nel calcio dilettanti e hai fatto delle caterve di gol in tutte le categorie. C'è stata una partita addirittura, secondo me è un record, hai fatto 10 gol in una partita. Ti ricordi ancora quella gara? Sì, me lo ricordo, era in terza categoria, ho fatto 10 gol, abbiamo vinto tipo 11-1, 12-1, adesso non mi ricordo più. Sì, qui non facevo grande fatica, ecco, non facevo grande fatica in queste categorie. Però mi sono divertito, soprattutto tornando a casa mi sono davvero divertito. Sei il figlio del Giaguaro Castellini, grande portiere di Napoli e Torino. Come hai fatto però tu a diventare o ad avere una passione invece per fare i gol? Ma guarda, mio padre mi ha sempre detto che in casa di gol ne avevano già presi abbastanza, quindi mi ha fatto fare l'attaccante, diceva che ce ne voleva qualcuno in famiglia che faceva qualche gol e quindi ho iniziato a fare la punta. Ma che rapporto hai con lui? Vi siete, penso, vi vedete poco? No, ci vediamo sempre, abitiamo proprio a 30 metri, abita a 30 metri, abbiamo un bellissimo rapporto. È sempre rimasto un po' male perché lui ha sempre detto che avevo delle grandi qualità e avrei potuto sfondare. Magari se avessi avuto la sua testa sarebbe stato un po' più facile, ecco, però va bene così. Poi la scelta di diventare allenatore ti ha preso questo ruolo, si vede. Sì, mi ha preso molto, ho fatto anche un'esperienza in eccellenza all'Azzate dove ho salvato la squadra. Nel girone di ritorno eravamo ultimi senza neanche il play-out, mi piace, è davvero una passione che ho, ecco. Nella tua menaggio però hai preso in mano il menaggio e hai partecipato anche attivamente alla ricostruzione del menaggio, c'è stato qualche problema, come va adesso? Ma abbiamo avuto davvero dei grossi problemi finanziari, la società è stata ereditata con tanti debiti, adesso non sto a dire quanti, e infatti tanti mi dicono sempre che io ho fatto il miracolo, porto la squadra ai playoff, una squadra normale, brava, però la porto ai playoff, ma il vero miracolo penso che in questa società l'ha fatta il presidente, io che è il padrino dei miei figli, è un mio amico più che un mio presidente. E davvero ogni giorno lotta per gli sponsor, mette tanti soldi, lui è davvero la persona che ha fatto il miracolo per questa società e fa ancora tutt'oggi giocare 150 bambini, se no sarebbero tutti in mezzo alla strada, ecco. Poi avete il grosso e annoso problema del campo, c'è qualche sviluppo su questo? Ma sul campo purtroppo è questo, ogni anno dicono che lo rifanno, speriamo che in estate diventa un campeggio. No, adesso non più, adesso è un parcheggio, adesso è un parcheggio, da campeggio si è trasformato in parcheggio. Speriamo soprattutto per i bambini, ecco, più che per i grandi, per i bambini che possono comunque, anche perché abbiamo un allenatore come Michele Spaggiare, un altro di quelli che può insegnare calcio e con un campo bello i bambini avrebbero
meno difficoltà a imparare. Ecco. Hai nominato Michele Spaggiari che è qui in zona, quanto aspettate a riportarlo a casa? Non lo so, penso ancora 15-16 anni perché ogni anno dice che è l'ultimo, no? Pensiamo che sia, ho parlato col Michi e mi ha detto che quest'anno dovrebbe farlo ancora via e poi tornerà a casa, ecco, non vedo l'ora di allenarlo. Il futuro, l'anno prossimo sarai ancora a menaggio? Ma sì, sicuramente, finché ci sarà il presidente Maurizio Fraquelli resterò a menaggio perché comunque diciamo che ha preso anche un po' la società perché io volevo, ci tenevo molto, ho avuto qualche richiesta dall'eccellenza, dalla promozione, però finché ci sarà lui sicuramente rimarrò qua. Gli allenatori ultimamente si dividono in due filoni, quelli più preparati tecnicamente e quelli invece caratterialmente psicologicamente, da che parti ti collochi tu? Ma non lo so, io allenatori è una parola grossa in questa categoria, non siamo allenatori, cerco di insegnare un po' di calcio, io il mio sforzo è proprio davvero cercare di insegnare quello che io tra virgolette sapevo fare per il poco che sapevo fare. Non so bene da che parte, ecco. Zeman ha smesso di fumare in panchina, tu invece ogni tanto ti si vede ancora o hai smesso pure tu? Cerco di non farmi beccare dagli arbitri, pacchetto e mezzo, due circa. Questa sera abbiamo radunato qui al Pensavo Meglio le sei sorelle Lago e Valli, sportivamente parlando la squadra più vicina a voi è la cerima nemica. L'Arientelvi intendi? Abbiamo invitato l'Arientelvi, Valsoldese, l'Ainese. Sì, no, adesso c'è, una volta c'era davvero un po' di astio, diciamo, tra le squadre, ancora adesso c'è, però direi che è molto calata forse anche perché per la qualità dei giocatori, ecco, una volta era molto più accesa, mi ricordo quando giocavo io i derby, davvero lì eravamo due squadre più o meno a pari livello, li vivevamo molto di più. Adesso purtroppo loro sono rimasti in seconda, quindi non ci sarà derby, ecco, l'augurio è che tornano per poter fare il derby ancora una volta, ecco. Tu hai parlato di qualità dei giocatori, però i numeri dicono che da queste zone arrivino comunque tanti buoni giocatori, cosa secondo te è vero o non è vero e cosa possono avere in più i giocatori nati da queste parti rispetto ad altri? Sì, dalle nostre parti sono venuti fuori giocatori importanti che hanno fatto davvero categorie importanti, mi viene in mente da Diascela, tirando fuori mio padre, ecco, da Diascentis, ma comunque tanti, ecco, adesso c'è un ragazzo di Menaggio, Tentardini, che gioca nella primavera del Verona. Io penso che qui hanno qualcosa in più dal punto di vista caratteriale. Io anche quando allenavo a Lazzate prendevo sempre da esempio i ragazzi che allenavo a Menaggio l'anno prima in promozione, dove magari una categoria che a noi non ci stava, forse non ci stavamo neanche dentro, però ci siamo salvati senza play-out perché comunque abbiamo un attaccamento particolare, abbiamo davvero qualcosa in più, l'ho sempre detto, forse qui nel lago c'è un'area diversa. Senti, hai due gemelli ancora piccolissimi, ma tra poco sceglieranno il loro sport. Come reagirai se uno ti dirà papà voglio fare tiro con l'arco e l'altro magari sceglierà danza? Ma guarda, tu prima mi dicevi che li vedevi su Instagram, penso che giocheranno a calcio. Se dovessero scegliere di fare altro va benissimo, però vogliono solo il pallone, quindi speriamo, ecco, che non abbiano preso da me ma abbiano preso dal nonno, allora siamo a posto. Siamo in tempo di nomination per il pallone d'oro Lariano. In prima hai visto qualche giocatore sopra le righe, dammi tre nomi, dai. Ma guarda, tre nomi sono due giocatori che ho anche allenato, che giocavano a Coprino quest'anno, sono Gaslini e Parravicini, e poi il terzo penso che sia un giocatore del Menaggio, che sia Aletti, che ha fatto 23 gol facendo il centrocampista, penso che lo vincerà il pallone d'oro a mani basse quest'anno. L'ultima domanda, e invece l'allenatore che c'è in giro più bravo di Andrea Castellini? Saranno 100.000 di allenatori più bravi. Onestamente il nome mi viene difficile perché comunque non posso giudicare
un allenatore non vedendo come lavora, ecco, però ce ne sono davvero tante. Ribadirei magari in un settore giovanile uno come Michele Spaggiari, che davvero insegna calcio, ecco, lui su tutti. Andrea, grazie mille, alla prossima, e grazie di essere intervenuto alla serata. Nell'intervista dedicata al personaggio Andrea Castellini non potevamo non sentire il parere su di lui, sul suo modo di lavorare, del capitano del menaggio Marco Speziale. Beh, ovviamente molto preparato il mister, tatticamente molto bravo, e che dire, sono ormai 4 anni quest'anno che mi allena e un ottimo allenatore. Un difetto di Castellini? Molto pretenzioso. E basta. Senti, come giudichi la stagione del menaggio quest'anno? A detta di tutti si poteva forse fare un po' meglio, magari illusi dalla stagione precedente? Sì, no, beh, si poteva fare sicuramente meglio. Abbiamo avuto tanti infortuni e beh, diciamo che quelle davanti hanno fatto molto meglio di noi. Però beh, pur sempre un quarto posto, e peccato per la distanza dei punti, sennò si facevano i playoff. Senti, a parte lo scoop su Spaggiari, dice che se non è l'anno prossimo, fra 2 anni lo riporta a casa, non abbiamo chiesto a Castellini qualche news di calciomercato. A menaggio cosa succede l'anno prossimo? Non si sa ancora niente. Detto che arriveranno nuovi acquisti, vediamo chi porta. Grazie.